cui arriva proprio questa proposta da parte del ministro Romano, poi rinforzata anche della dichiarazione del sottosegretario Saglia, e noi proprio di queste proposte ne parliamo con l'onorevole Mauro Pili, deputato, tra l'altro facente parte della Commissione Ambiente. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera onorevole. Grazie di aver accolto il nostro invito qui su Radio Yes. Eccomi. Dunque, arriva questa proposta da parte, arrivano queste dichiarazioni da parte del ministro Romani che lasciano pensare comunque alla possibilità che slitti anche questo quesito referendario, referendum del 12 e 13 voluto fortemente dall'Italia dei Valori. La proposta è quella di appunto puntare su una nuova legge varata in corsa. Sarebbe, potrebbe essere una nuova legge oppure un emendamento o un'aggiunta al decreto legge omnibus, secondo insomma quello che potrebbe accadere? Io non credo che la valutazione sia sul tecnicismo della modifica, credo che sia fondamentale che il governo abbia preso in considerazione un fatto emblematico, cioè quello della percezione che il decreto Ronchi potesse prevedere una privatizzazione e che questo potesse scatenare le giuste attenzioni dell'opinione pubblica non solo, ma anche di tutti coloro che sono convinti che l'acqua sia e debba restare un bene pubblico. Quindi credo che sostanzialmente di fronte a quello che dice il decreto Ronchi nella sua reale formulazione e la percezione che se ne ha, io credo che il governo bene faccia a introdurre elementi di chiarezza anche per evitare che un tema di questa portata possa portare un referendum dove si decide sul percepito e non sul reale vero assetto del sistema idrico integrato nel nostro paese. Ecco onorevole, ma per fare chiarezza nei confronti dei nostri amici ascoltatori, indipendentemente dal fatto che si vada o meno a votare per questo referendum, la posizione del suo partito nei confronti di questo tema così delicato qual è? Cioè l'acqua deve essere privatizzabile o deve rimanere un bene pubblico? Così facciamo chiarezza definitivamente su questo punto. Per quanto mi riguarda, io sono sempre stato un convinto assertore che l'acqua è un bene pubblico, ma è anche un bene industriale, nel senso che noi riteniamo che l'acqua che scende dal cielo sia sostanzialmente un bene pubblico, però quell'acqua non può e non arriva direttamente nelle case dei cittadini, ha bisogno di una lavorazione industriale, dalla potabilizzazione all'emissione nella rete urbana, e quindi ha dei costi. Ecco, bisogna che quel passaggio dal bene pubblico, cioè dall'acqua che scende attraverso la pioggia nella nostra terra, sia messa nelle condizioni di essere la più economica possibile nella gestione e soprattutto abbia l'efficienza. Io non mi porrei il problema, così come non se l'è posto il decreto Ronchi, di chi è il soggetto che gestisce il pubblico o il privato, perché poi nella norma scritta nel decreto ci sono possibili interpretazioni estensive. Il problema è quello di dare al cittadino una soluzione della gestione del sistema idrico integrato che sia la più efficiente possibile. Molto spesso si è avuto nel passato un costo eccessivo da parte del pubblico che ha gestito la risorsa acqua sul piano industriale con costi assolutamente insopportabili e con una inefficienza totale del sistema. Occorre mantenere l'acqua come bene pubblico, rendere efficiente il sistema e laddove questo fosse necessario o si ritenesse utile anche con l'apporto di soggetti privati come capita in gran parte d'Europa. Ma questo è una libera discrezione che spetta al soggetto titolare istituzionale, quindi i comuni, se la gestione è ancora in capo ai comuni, alla regione o alle autorità d'ambito, se queste sono in capo. Vorrei specificare che l'eventuale introduzione di privati e non nella maggioranza della gestione dovesse avvenire è una decisione che assume non il governo, ma assumono le autonomie locali nella loro appunto autonomia e che quindi possono vagliare qual è la soluzione migliore. Bene. Senta onorevole, un'ultima domanda, ma ecco appunto, saltato il referendum sul nucleare, dovesse saltare anche questo sull'acqua, resterebbe il terzo quesito, quello sul legittimo impedimento. In questo modo immagino sarà molto difficile raggiungere il quorum. L'idea dell'accorpamento con le amministrative proprio non poteva essere portato avanti?
non ci sono precedenti. Io sono convinto che se un referendum, che sia aggregato o meno, deve avere esso stesso la capacità di attrarre l'elettore di fronte al voto. Non si può utilizzare un marchingegno di aggregazione di più quesiti per far raggiungere il quorum a un referendum che magari non è percepito. Io credo che occorra rispettare la volontà che è un voto di non andare appunto a esprimere una preferenza. L'astensione nel caso del referendum è una scelta, non sempre deve essere vista come una mancata scelta da parte del cittadino. Nel referendum ci sono tre ipotesi, il sì, il no e l'astensione, quindi credo che vada rispettata anche questa scelta, quindi non ci devono essere artifici per creare le condizioni perché si arrivi a tutti i costi al referendum o al quorum. È evidente che se questo fosse bisognerebbe mettere 100 quesiti referendari per poter aggregare il maggior numero di persone per arrivare al quorum. Questo è un artificio che sicuramente non rispetta la volontà dell'elettore. Bene. Onorevole, noi la ringraziamo molto di essere intervenuto qui sulle nostre frequenze e le auguriamo un buon lavoro, ma soprattutto una buona Pasqua. Altrettanto a voi, grazie. Arrivederci. Grazie all'onorevole Mauro Pili del Popolo della Libertà. Ci fermiamo.